Vincenza Alfano, scrittrice, professoressa di lettere al liceo scientifico e anche professoressa di scrittura. Ci racconta questa avventura e come si può insegnare a diventare scrittori? Allora, è una querela, è un po' l'interrogatorio, insomma, l'interrogativo di tutti i tempi, della notte dei tempi. Si può o non si può insegnare e quindi imparare a scrivere? E diciamo questo, che le tecniche di scrittura si possono apprendere, si possono esercitare, così come si può imparare ad acquisire rigore e metodo di lavoro. Tutto il resto è quello che gli anglosassoni chiamano mystery, cioè il talento. Ovviamente si mette insieme il talento con le tecniche, la miscela può diventare esplosiva. Quindi l'invito a frequentare una scuola di scrittura è innanzitutto l'invito ad avere un luogo di confronto, un luogo dove soprattutto si legge, diciamolo, si legge molto, ci si confronta con la scrittura degli altri ed è un luogo dove si scoprono le proprie potenzialità, si capisce in che modo si può indirizzare il proprio talento. Se poi il talento non c'è, non c'è. Ecco, però insomma, coltivare il talento è un dovere per i giovani soprattutto. Che cosa si deve fare per iscriversi a questa scuola? Come si svolge? Dove si tiene? Ce la racconta? Allora, la scuola si svolge a una cadenza quindicinale, perché noi poi una settimana ce la prendiamo insomma per meditare e per scrivere. Si svolge il laboratorio presso la libreria Io ci sto, perché da anni insomma io sono membro attivo di questa comunità. Diciamo, ci divertiamo a definirci una comunità di resistenti, almeno per il quartiere sul quale insistiamo, che è un quartiere dove le proposte culturali sono poche, quindi ce le teniamo care, come insomma questo foyer di questo teatro che contribuisce, ecco, è un altro degli avamposti culturali. Ci si può iscrivere direttamente in libreria e diciamo che quest'anno noi abbiamo la grande gioia di essere tornati in presenza. Questo è importantissimo, però usiamo la DID, nel senso che è un sistema integrato, perché per coloro che non se la sentono di venire in libreria è possibile in contemporanea, quindi in modalità sincrona, seguire la lezione con un'interazione vera e propria, è come se si fosse lì. Per noi è molto stimolante fare questa esperienza che comunque è nuova e ci portiamo questo bagaglio di esperienza di didattica a distanza che abbiamo acquistato durante il Covid, non l'abbiamo buttato tutto via, per quello che può essere utile anche persone che hanno una vera impossibilità o persone che stanno lontane. Abbiamo due scritte da Milano, per esempio, con le quali ci confrontiamo volentieri. Abbiamo un ragazzo che segue da Taiwan, che è un mio ex alunno, che si trova lì in Erasmus e che ha deciso di seguire il corso e lo può fare così. È ancora possibile iscriversi e che età bisogna avere? Allora, l'età è proprio per scelta un'età open, cioè dalla prima superiore fino all'estrema pensione, perché è bello incontrare anche l'incrocio di voci diverse, età diverse, visioni del mondo diverse, quindi magari il ragazzo è più portato a una scrittura distopica proiettata verso il futuro, l'anziano si confronta con una scrittura di memorie, però spesso poi avvengono delle contaminazioni interessanti, così come entusiasmante, no? Vedere l'anziano che applaude al ragazzo, oppure il ragazzo che si lascia affascinare da una scrittura più matura. Quindi è molto bello questo, non ho mai voluto dividere per classi, non mi piace. Poi il nostro è un laboratorio, quindi si fa tutto, è tutto un work in progress, noi cogliamo gli spunti e li trasformiamo in occasioni di riflessione o di scrittura o di riscrittura. I termini non sono ancora scaduti, per ora siamo in 16, però arriviamo massimo a 20. Quindi è ancora possibile? Dove bisogna scrivere o dove bisogna informarsi? Si può andare direttamente in libreria, si può anche telefonare alla libreria Io ci sto e parlare con Alberto Della Sala, che è il depositore delle chiavi di questo laboratorio.